Un maiale che non vola è solo un maiale. In questa dichiarazione sta forse racchiuso il significato di Porco Rosso, una delle creazioni più immaginifiche, sfrenate e libertarie concepite dal maestro Hayao Miyazaki. Nel sesto lungometraggio realizzato dal regista per lo studio Ghibli, riescono prodigiosamente a fondersi l'attenta rievocazione storica dell'Italia del 1929 con la fantasia della favola, la ricostruzione minuziosa della tecnologia degli idrovolanti con la leggerezza e la semplicità del tratto animato, l'importanza delle riflessioni etiche e politiche con la pura infantile gioia del racconto cinematografico. Un vero e proprio miracolo, reso possibile solo grazie al portentoso strumento espressivo dell'animazione che riesce a far convivere in maniera naturale, armonica, storia e finzione. Grazie al disegno caldo e amanuense di Miyazaki, prende vita un mondo parallelo in cui è perfettamente normale che un pilota italiano cacciatore di taglie possa assumere le sembianze di un maiale antropomorfo, senza che per questo il racconto perda in alcun modo di credibilità e di realismo. Le bizzarre caratteristiche fisiche dell'aviatore Marco Pagot, il nome è al tempo stesso un omaggio a Nino Pagot, dimenticato padre dell'animazione italiana, e al figlio Marco, con cui Miyazaki ha collaborato alla realizzazione della serie Il fiuto di Sherlock Holmes, servono anzi per rimarcarne ancora di più la sua connaturata diversità, rendendolo un essere del tutto alieno in un mondo in cui infuriano guerra, violenza e follia collettiva. Piuttosto che diventare fascista, è meglio essere un maiale, dichiara ad un certo punto Porco Rosso, sottolineando con vigore la sua posizione anarchica e corsara, intrinsecamente contrapposta alle istituzioni del governo e dell'esercito. Miyazaki elegge ancora una volta il protagonista del racconto come emblema del suo pensiero pacifista, femminista, ambientalista e libertario, mentre nella figura dell'idrovolante intreccia due simbologie chiave del suo cinema, l'aria e l'acqua, espressione di una libertà fiera, pura e incondizionata. In barba a chi considera ancora oggi l'animazione come una forma di racconto semplificato, sono molteplici gli spunti tematici e le chiavi di lettura che si sprigionano dal film. Ma tutto sommato, Porco Rosso è più di ogni altra cosa una dichiarazione d'amore rivolta alla magia e alla creatività della settima arte. Miyazaki rievoca esplicitamente le atmosfere del cinema classico hollywoodiano, dipingendo Gina, l'amata dell'aviatore, come una femme fatale, ricalcando la figura di Curtis su quella di Errol Flynn e citando perfino in una sequenza metacinematografica l'animazione anarchica degli anni 30. Ma di Porco Rosso è stato già scritto abbastanza. Il film, datato 1992, è stato subito riconosciuto come un capolavoro da chi aveva avuto la possibilità di visionarlo. E nonostante Porco Rosso sia in primo luogo un omaggio amorevole al bel paese, ci sono voluti ben 18 anni prima che il film arrivasse nelle nostre sale. Agli spettatori italiani non rimane ormai che correre al cinema per lasciarsi trasportare dal folle volo dell'animazione di Miyazaki, capace persino di trasformare un maiale in un onorevole e coraggioso pilota italiano nell'epoca degli idrovolanti. Kurenai no buta.